sapere di ascoltare. Noi abbiamo sentito i dati che hanno dato testimonianza di quanto al momento apparentemente semplice e banale come la movida sia in realtà un insieme di tanti tasselli che devono provenire da più parti, quindi naturalmente ci vuole un lavoro costruttivo e che occupa tempo e energie, ma tutto porta un po' alla percezione della sicurezza. Noi facciamo delle cose a livello sociale che ci sentiamo ovviamente portati perché ci sentiamo sicuri. Questo è uno degli aspetti che analizzeremo e di cui parlavamo all'inizio, che poi parlano direttamente a quelli economici. Se no una città muore ovviamente, se non c'è la sicurezza non permette di fare delle cose. Per fare ancora di più il quadro della situazione e anche per aggiungere cose, per inquadrare maggiormente i dati più analitici, e interpellerei il presidente del CESI, Giuseppe De Rita, così può da una parte dare le sue conclusioni, ma aprire altri punti interrogativi che poi andremo a soddisfare. Credo che Rita abbia detto l'essenziale, e forse se posso ricorrere un po' forse dalla Laura Rotonda per vedere di trarre qualche conclusione. La mia sensazione, sentendo Rita, vedendo i dati dei giorni scorsi, è che qui c'è uno strano incrocio tra luoghi e sottoinsieme sociali. Cioè il sottoinsieme è chiaro, basterebbe vedere chi sono coloro che vanno alla rotonda. Sono dei gruppi certamente orizzontali, ma che hanno la loro motivazione a uscire in realtà. Anche quelli che non sono mai usciti, però quei 2 milioni che vorrebbero uscire. C'è questa specie di realtà sociale che unisce e che unisce i termini proprio di relazionamento. E naturalmente quando scatta un meccanismo di relazionalità voi non trovate mai che si organizza in maniera adeguata, perché i sottoinsieme sono tanti, perché uno può andare a messa, può andare all'oratorio, può andare al biliardo, può andare in discoteca, può andare alla movida. Quando scatta meccanismo di relazionalità non puoi prevedere né organizzare il modo in cui quella relazionalità si condensa. E questo è un punto fondamentale da questo punto di vista, perché non puoi far politica se non hai un rapporto con il sociale, se non hai una capacità di individuare il fatto che quel fenomeno tu stai affrontando è fatto di tanti insieme, tanti sottoinsiemi sociali. Così come lo vedete altrettanto bene quando si parla di movida, c'è una movida e c'è una malamovida, che è un sottoinsieme, non è una cosa diversa. È un increspatore, un incarognimento interno della movida, ma è un sottoinsieme. E noi italiani, specialmente in questi ultimi anni, non sappiamo ragionare di sottoinsieme. Forse perché siamo assurdi, siamo delusi, dei grandi insiemi, partiti, sindacati, movimenti, e siamo stati poi dentro questi anni di soggettivismo, appunto nel momento in cui ritorniamo a fare relazionalità non sappiamo giocare su sottoinsieme. E quindi restiamo quantomeno di questo intreccio di sottoinsieme. Credo che tutti quanti voi, me compreso, abbiate sentito questo fatto, io dico carogna, di una cosa relazionale come la movida che si incita in una cosa terribile come la mala movida, ma sono due sottoinsieme all'interno del singolo sistema. E non si sa assolutamente bene come dividerli e selezionarli. No, non è facilissimo, perché non è soltanto un meccanismo di comportamenti più o meno adeguati, è anche un meccanismo di motivazioni e di comportamenti di gruppo. Mentre parlava Maietta, ho ricordato che c'è
c'è addirittura una piccola letteratura sul fatto che in Italia arrivano studenti universitari, 15 studenti, 21 italiani, solo perché i paesi europei, cosa che in America fino a 21 anni non è e che una gran parte, per esempio, dei problemi che ha una città come Perugia, piena di americani, è dato al fatto che quel sottointerno è legato a un comportamento, a un bisogno, a una volontà, a un desiderio, a un vizio, chiamato un momento che fa parte solo di questo pensiero. E uno si ritrova, a di Perugia che non è nelle città studiate, ma relativamente bene, si ritrova un insieme cittadino distrutto anche nell'immagine, nell'autorevolezza dell'immagine della città, sembra una città ormai di Parigi, perché ci sono due o tre sottoinsiemi che modificano. Questo è il primo punto che io solleverei, perché il problema fondamentale è di saper lavorare distinguendo i sottoinsiemi di questo sistema, altrimenti ha ragione Maietta. Soltanto repressione, soltanto la forza dell'ordine, soltanto il esercizio, soltanto negazione. Non ci si fa, ma non perché siamo dei liberali che vogliono mantenere liberi i comportamenti, ma perché il meccanismo che ho indicato come intreccio di sottoinsieme non permette una reale capacità di bombe atomiche, di spade, di gladio che sterrano e modificano la situazione. La seconda cosa è il luogo. Se andate a vedere i luoghi, da una parte c'è questa tendenza al centro storico, che naturalmente ha una sua anche giustificazione. Il centro storico è al tempo stesso, sarà un interno, penso a Roma, identitario, perché se piangere nel centro storico di Roma ti senti l'identità romana piuttosto che se piangere a 100 centri, quindi non è. E al tempo stesso il seminuoto. Il seminuoto per la comunità è fondamentale, perché il luogo è in qualche modo la stessa gente, la comunità ha bisogno di un controllo sociale non troppo forte, ha bisogno, se volete, di sballarsi. E se c'è un luogo intorno che non ci siano troppi uffici, troppi negozi, troppe famiglie arrabbiate alla finestra che urlano, eccetera, eccetera, che sparagliano altre volte, va bene. Così come alcuni meccanismi, penso a Roma, di andare nell'Inter, il lungomare di Ostia, uno dei posti più ricchi della città, però almeno da parte del mare c'è fuoco, a parte dei palazzi c'è anche molto fuoco, specialmente in terra. E quindi c'è. Allora, questo problema della forza di una gestione di di non pensare soltanto Dio ci domina un quartiere, oggi come dicevo io c'è tutta una paginata sul Pigneto, cioè su un quartiere vicino a Catana che è 107 che è rovinato da una pulita, però il meccanismo vero è di seguire le implicite scelte di organizzazione della comunità, che sono sempre al tempo stesso, identitarie e da Paolo, identitarie e giusto. Questo non ci si fa politica, probabilmente no, non è che con l'ordinanza del sindaco si sposta dal Pigneto a Giorgio Conte da Roma, come si sposta qui a Vincere, no? Non si può fare un discorso di localizzazione, è un discorso di filosofia, di comprensione del modo in cui
alla fine si sceglie la guida e è in questo intreccio di luoghi e di sottosistemi sociali che sta il problema probabilmente non tanto della Ungheria dei guide, ma della possibilità di capirle e controllarle. Poi per me per il regio la parola. Grazie Presidente. Cose da dire. Intanto volevamo salutare Ada Lucia De Cesari, vice sindaco del comune di Milano, che ci ha raggiunto e la ringraziamo per l'attenzione insomma, del comune di Milano, anche perché al centro c'è proprio la città. Dopo aver sentito le prime riflessioni, lo ripeto, più analitiche, adesso vogliamo fare dei passi ulteriori, analizzare i lati positivi e quelli negativi. Io partirei da quello positivo, visto che abbiamo forse bisogno di positivi in generale, senza tralasciare gli aspetti che sicuramente vanno evidenziati che sono magari meno positivi. Abbiamo qui con noi un osservatore diretto di quella che è la movida non solo italiana, ma nemmeno solo europea, ma oltreoceano, anche americana, e soprattutto la movida non solo attuale, ma del passato, che ci può aiutare, se vogliamo affacciare un filo conduttore, di quanto è cambiato il modo di vedere e interpretare la movida. E perché ho detto positivo? Intanto perché l'osservazione è sempre positiva, ma poi anche perché l'osservazione e la partecipazione attiva alla movida ha influenzato positivamente la creatività. Forse avete capito di chi sto parlando, di Emilio Fiorucci, che ha saputo a sua volta influenzare diverse generazioni. Quindi io passerei la parola a lui per darci la sua partecipazione diretta in questo momento. Come è cambiata la movida e soprattutto cosa pensa della movida di oggi, come vede che viene vissuta da quelli più giovani e non solo. Io vi ringrazio per queste parole, ma non so se sono in grado di affrontare un tema così complesso. Prima di tutto va pensato che le regole non servono a nulla se poi vengono trasgredite. Questo è il paese dove tutto è regolamentato e poi tutto si trasgredisce, no? Sentivo parlare prima dell'alcol, l'accesso all'alcol non credo che sia un problema, o sia quello il problema della movida per trovare alcol. Io credo che invece tutti questi divieti, io ho una memoria un po' storica, mi ricordo quando a Milano si doveva aprire un negozio di scarpe, veniva un vigile e misurava che quel negozio di scarpe dovesse essere lontano da un altro negozio di scarpe, non mi ricordo più se 30 metri o 50 metri. Oggi andiamo in corso Vittorio Emanuele e vediamo tutti i negozi di vestiti uno attaccato all'altro. Che ragione poteva esserci per questo regolamento? La città e il nostro paese è pieno di regolamenti inutili, mentre invece quelli utili non vengono applicati. Voglio fare una dichiarazione che scandalizzerà tutti. Allora, la famosa Berlina, chiuse le case chiuse, giusto? Qual fu il risultato? Che c'erano queste povere ragazze, e mi ricordo un film che mi aveva molto impressionato, che venivano portate come schiave dall'Ungheria o da questi paesi, venivano messe su una strada con un guardiano che stava nascosto con la pistola, con un coltello, la accendevano i copertoni perché faceva freddo e allora noi stavamo tutti tranquilli perché le puttane, come si chiamano, poverine, perché magari sono meglio delle signore, però questo è un mio pensiero. Allora io dico questo, queste povere ragazze che lasciavano un bambino al loro paese, che venivano ricattati, non ci tranquillizzava molto, perché da ipocriti quali siamo, non c'erano le puttane in centro, i casini erano chiusi e tutto andava bene. Quando si fanno questi rimedi, sono peggio del male. Io credo che lasciare la libertà, io sono libertario convinto, l'Inghilterra è maestra in questo, c'è libertà, l'America c'è libertà. Quando trasgredisci ti mettono in galera, io mi ricordo lo studio 54, fu aperto, era il punto di ritrovo di tutti, siccome poi però si spacciava droga, dopo 3 anni fu chiuso. Ecco, questo vuol dire che ci sono delle regole possibili da applicare, ma a male compiuto, non a male ipoteticamente compiuto. Allora io trovo questo, i regolamenti sono tutti un po' pericolosi.
Io vado in centro, faccio San Papino a Piazza Duomo, alla sera dopo le 10, tutto è chiuso e ci sono solo dei bamboni sdraiati vicino alle vetrine perché stanno più caldi, stanno più sicuri vicino alla luce che stare in periferia, e questo è il paesaggio della movida italiana. Io lascio tirare la conclusione, pensate che con i regolamenti si possa rimediare a questo, ma non facciamo più dormire i bamboni per esempio in centro, cioè qualcosa dobbiamo fare, ma io credo che invece sarebbe meglio lasciare degli spazi o trovare dei ricoveri per le persone, cioè quello che deve fare la società per aiutare quelli che hanno bisogno. Io non trovo che ci siano dei rimedi, delle leggi contro lo spaccio dell'alcol. Io vado in un supermercato, mi faccio una borsa di bottiglie di whisky e la do a tutti i miei amici. Per cui non ha senso questo parlare dell'alcol come del pericolo della movida. La movida va ripulita da quella. Ecco, la buona movida deve essere ripulita dai cattivi uomini, dalle cattive persone. Adesso c'è un mischione nella movida di tutto, c'è la malavita, c'è la ragazza per bene, c'è la ragazza che la cerca l'avventura. Allora voglio dire questo, la movida fa paura in Italia perché non è una buona movida, non è quella di Madrid o quella di Barcellona, dove sono divisi, si dividono, queste persone si dividerebbero per loro natura, per fasce, diciamo, di cultura o di valori. Invece così non si sa più bene cosa c'è a Milano, c'è una movida che non è movida.